Lo scimpanzé! Ciao, piccoletto! Forse ci condurrà un albero di banane! Con altre scimmie succulente! Gli straordinari belli impostatori! Ma è ridicolo! Ma questo è il posto di cui ho letto dove vive il dottor Bushwell tra le scimmie! Oh, non è carino. Gli ha dato il nome di sua moglie. No, il dottor Bushwell è una donna. Beh, questo è proprio il colmo. È gentile da parte sua ospitarci, dottor Bushwell. Grazie tante per i vermicelli. Vermi? Quello che sono. Wow, è un'esplosione di sapori. Il suo lavoro mi ha ispirata. Mi piace la sua coda di cavallo semplice e sobria. Oh, grazie. Visto Jojo, a lei piace. Cioè, ho notato che la sua casa odora di feci. Sì? E non solo feci di scimmie. Possiamo cambiare discorso? Mi piace come ha sistemato questi pali. Ogni giorno mi sveglio alle 5, osservo gli scimpanzé, poi un pranzo veloce di radici e acqua e di nuovo osservo. Dopo il tramonto torno a casa e penso agli scimpanzé fino all'ora di dormire. Lei deve essere la donna più noiosa del mondo. Sì, è possibile, ma... Insomma, sapevo che gli scienziati sprecano la loro vita, ma fino a questo punto... Oh, man. Che c'è? Che succede, Platone? Dateci gli scimpanzé e nessuno si farà male! Nel modo più assoluto, no! Mi aiutereste a difendere il rifugio? Qualunque cosa per questi nobili animali. Così somiglianti a noi. Qualcuno accenda questa scimmia! No! No! Questa scimmia accenda!